Buongiorno e buona giornata e buon martedì 16 giugno 2020. Beh, poco fa, prima di iniziare la recensione di Raw, volevo dire che come anche io qualche volta leggo, insomma, questa cosa che la WWE non si è fermata, prima o poi la potrebbe pagare. Difatti ho letto proprio di un questa volta si tratta proprio di un atleta positivo al Covid-19 e non si hanno informazioni molto dettagliate. Comunque si pensa che sia un atleta di NXT, ma che però non dovrebbe aver mai preso parte alle puntate. Vabbè, questo insomma, io è ovvio che purtroppo ci sono tantissimi interessi economici, quindi poi la prima federazione al mondo e quindi diciamo per vari motivi loro devono per forza continuare. Io non sono d'accordo. Comunque, veniamo alla puntata di Raw, dove inizio dal piatto forte, diciamo, Randy Orton che ha sfidato in un match senza sanzioni, quindi con tutte le regole che si possono infrangere, Christian, e quindi ritorna dopo tanto e tanto tempo a fare un match in WWE, ma il match in realtà non c'è stato perché Ric Flair ha fatto una smarronata a Christian, un gestaccio, e questa cosa non mi è piaciuta affatto perché poi dite vabbè, come lo dovevo gestire il match comunque. Ma lasciamo un velo super pietosissimo, anche perché a sto punto io non l'avrei fatta questa cosa. Poi c'è stato, mi sa, Kevin Owens contro Angel Garza. Ha vinto Kevin Owens, è stata l'ennesima distrazione di Andrade. Io a questo punto diciamo che proporrei, cioè, una sfida tra i due, voglio dire, ci andiamo sempre con questi tira di qui, tira di lì, fatelo sto match tra Andrade ed Angel Garza e ci spicciamo. Poi sembra più vicino, se non quasi ufficiale, il divorzio, ovviamente in chiave narrativa, tra Bobby Lashley e Lana. Bobby Lashley, che in realtà è stato protagonista con MVP contro Drew McIntyre e R-Truth, dove sappiamo che Drew McIntyre è campione WWE e R-Truth è campione 24/7, però in questo strano tag team dove era in palio il titolo WWE, ad avere la meglio sono stati proprio Drew McIntyre ed MVP. Poi Big Show ha aiutato i Viking Raiders e gli Street Profits ad abbattere Akira Tozawa e i suoi ninja, tra cui ce n'è uno misterioso di cui speriamo prima o poi ne conosceremo la sua identità, chissà, forse ho un nuovo acquisto della federazione, lo scopriremo solo guardando le puntate, e per la settimana prossima comunque c'è già un bel po' di carne al fuoco. Mi sa, finalmente avremo questa benedetta sfida titolata tra gli Street Profits e i Viking Raiders. Poi questa settimana, sempre che NXT si faccia, perché con il fatto del positivo no, non sappiamo niente. Bayley e Sasha Banks dovrebbero combattere e difendere le cinture femminili di coppia contro due atlete di NXT. Intanto Seth Rollins, durante il suo segmento parlato, è stato aggredito alle spalle da Dominic. È buona questa cosa, molto buona anche il fatto che settimana prossima, tra i vari match e cose annunciate, è stato ufficializzato anche il ritorno proprio all'interno del Performance Center di Rey Mysterio. Vedremo un po', e poi
Vabbè, sì, le iconiche, hanno battuto Natale, Liv Morgan, no, scusate, Andrade, volevo dire, Apollo Crews ha battuto in maniera abbastanza irregolare, come però stava facendo prima pure Shelton Benjamin, quindi forse era un match normale, non mi ricordo bene. Poi ho detto di Drew McIntyre e R-Truth contro MVP. Poi insomma continuo la tiritera così per le cinture di coppia femminili tra Sasha Banks e Bayley, le iconiche. Nia Jax contro Asuka, speriamo che la tolgano davanti alle scatole, perché non, come ripeto, ho tutto il rispetto per Nia Jax, ma basta. Io voglio un altro avversario per Asuka e spero che non sia Charlotte, e anche perché questa volta Asuka nel rematch, come si deve, ha vinto pulito contro Nia Jax. Non so, mettete la SmackDown, Nia Jax, basta. E quindi, scusate se sono critico, però. E quindi, insomma, che altro dire? Che per SmackDown, oltre al debutto di Matt Riddle, ho letto che finalmente l'atleta che io apprezzo per soprattutto quello che fa nella Firefly Funhouse, Bray Wyatt ritornerà con un nuovo episodio del suo show divertente. Quindi, insomma, puntata di Raw, sì, che non c'ha, non lo so. Non ci ha dato qualche spunto per Extreme Rules, che sarà il prossimo evento speciale pay per view della federazione il 19 luglio. Comunque, sembra che, come si è detto anche ieri, pure nelle notizie, questi nuovi produttori stanno portando, si spera, qualche novità, anche se insomma, novità, voglio dire, Christian è da una vita che non combatte un match, poi altro che match, non è, se per questo magari non è neanche, o meglio, la campanella è suonata, ma è bastata una smarronata, sì, magari forse perché, ora non mi ricordo bene, credo che Christian abbia subito nella sua carriera tante commozioni cerebrali, quindi niente, per il resto, se si fa NXT, giovedì ci sarà il commento di NXT e di Dynamite. Se non ci sarà NXT, sarà solo Dynamite. E di fatto ho letto, per il fatto dell'atleta positivo, che comunque mi pare SmackDown di questa settimana è già coperto. Ora si dovrebbero mettere in atto le registrazioni della settimana prossima di Raw e SmackDown, che ho letto dovrebbero avvenire questo mercoledì, quindi domani. Staremo a vedere. E niente, per il resto, vabbè, diciamo che per il mio canale, per quanto riguarda il calcio, ovviamente poi giovedì arriverà il commento sulla finale di Coppa Italia tra Juventus e Napoli. Purtroppo qui a Trani, come penso anche in qualche altra città, il tempo resta ancora un po' scettico. Insomma, sembra che questa fine della primavera la stiamo pagando a caro prezzo, e per il resto, al momento, i canali principali miei sono YouTube e Facebook. Ho sempre profili su Twitter e Instagram, ma al momento non sto facendo niente lì. Quindi buon proseguimento di giornata a tutti. E che dire, ci becchiamo quando prima e alla prossima. Ciao!